Ciao a tutti e benvenuti nel tutorial avanzato del setup del recorder in Ableton. Questa prima parte è una breve lezione sulle nozioni base del mondo del MIDI che ci saranno utili per i prossimi episodi di questa serie. Parleremo di messaggi MIDI e del MIDI mapping, ovvero come far capire ad Ableton i nostri movimenti in parole povere. Ma i nostri movimenti? Sì, perché come penso avrete notato utilizzando il flauto con l'app per smartphone, muovendo il flauto il suono cambia. E vi dirò di più. Non siamo limitati solo all'alzare ed abbassare il flauto, ma possiamo anche ruotarlo. Parliamo quindi di MIDI. Cos'è? Il MIDI è un protocollo di comunicazione, ovvero la lingua che viene parlata da molti strumenti musicali elettronici. Viene utilizzato per mandare informazioni relative all'audio tra un dispositivo e l'altro e contiene molti dati, tra i quali i MIDI CC o Control Change. Questi dati vengono mandati su dei canali MIDI, che possono essere un massimo di 16 per singolo strumento. I control change sono 128 per canale MIDI e sono numerati da 0 a 127. A loro volta, ognuno di loro può assumere un valore da 0 a 127. Il recorder di default comunica sul canale MIDI 1. I MIDI CC, che normalmente sfruttiamo di più con il flauto, sono 3: il pitch, il notone note off e la velocity. Il pitch è la nota che suoniamo e lo determiniamo chiudendo i buchi relativi a quella nota sul flauto. Il notone note off è l'informazione che fa suonare quella nota dal programma e viene mandato soffiando, notone, o non soffiando, cioè note off. La velocity è l'intensità del suono e viene determinata da quanto soffiamo forte. Questi controlli di solito sono comuni per tutti i dispositivi e di conseguenza vengono riconosciuti dai software automaticamente, come nel caso del video del tutorial base, di cui trovate il link qui in alto a destra. L'inclinazione e la rotazione, ma anche un terzo controllo chiamato asse Z, che è una fusione tra i due, invece hanno però bisogno di essere impostati manualmente. Di default, essi sono già indicati con un numero: 1 per l'inclinazione, 52 per la rotazione e 127 per l'asse Z, ma quest'ultimo non lo considereremo da qui in avanti. Ne approfitto per consigliarvi di mapparlo da soli come esercizio e di scoprire voi stessi come si comporta. Quindi, ora entra in gioco il MIDI mapping. Brevemente, indica l'azione di associare un movimento fatto con un dispositivo esterno ad un parametro di un programma di produzione audio, facendoli comunicare tramite MIDI. Ad esempio, potrei collegare questo controller MIDI al mio PC e mappare questo potenziometro al volume di una traccia. Questo dispositivo ha molti controlli fisici che possono essere facilmente mappati in maniera selettiva. Il recorder, invece, manda il valore della inclinazione e della rotazione costantemente e contemporaneamente. Questo perché in qualsiasi momento sta trasmettendo la sua posizione nello spazio. E se volessimo mappare la sua inclinazione al volume di un plugin e la sua rotazione all'apertura di un filtro? Dobbiamo trovare un modo per poterli mappare singolarmente. Come? Lo vedremo nella prossima parte del tutorial, dove finalmente metteremo mano a quello che abbiamo imparato in questo video. A presto! Ciao!